Carissimi parrocchiani, ci rivediamo di nuovo e in questa circostanza un po' particolare, perché stiamo vivendo una quaresima e una quarantena. La quaresima che ci prepara alla Santa Pasqua e la quarantena che ci prepara ad un avvenire migliore. La quaresima deve essere vissuta da cristiani, e noi cristiani l'abbiamo sempre vissuta facendo dei sacrifici, facendo delle preghiere, cercando di volerci bene fra di noi, aiutandoci. In questa quaresima di quest'anno 2020 ci troviamo veramente a disagio, perché non ci possiamo vedere fra di noi, non che ci vedo in quando non ci amiamo, ma ci è impedito di incontrarci, e allora dobbiamo fare di necessità virtù. Nelle nostre case noi ci siamo riuniti, ci riuniamo, viviamo. Abbiamo riscoperto che cos'è la vita di famiglia. La vita di famiglia che è vissuta purtroppo in questi nostri tempi in maniera tutta particolare. Ci sono i figli che vanno a scuola, devono essere svegliati presto, accompagnati anche a scuola quelli che sono più piccoli, gli altri partono per andare a Sulmona, il papà deve andare a lavorare, si deve andare presto, si ritira, non si sa quando si ritira, e la mamma in genere è a casa e porta avanti la famiglia con grande sacrificio. In questi giorni invece, in questo anno, questa quaresima, ci si vede tutti insieme, il papà, la mamma, i figli. I figli non possono andare a scuola e quindi forse danno un po' di fastidio, ma con i mezzi moderni possono passare il tempo, la televisione, il telefonino, i monitor che ci sono aiutano. E anche per quanto riguarda il catechismo, perché anche il catechismo non lo possiamo fare, anche il catechismo viene fatto in casa con la televisione. Alle 5 in genere c'è sempre una lezione di catechismo e viene suggerito che questo catechismo venga fatto dai genitori insieme. E allora è importante che questi giorni li viviamo proprio come ci è stato sempre suggerito da cristiani, con la preghiera. Ma soprattutto nel periodo della quaresima siamo stati sempre invitati a riflettere sulla parola di Dio. A me ha fatto tanta impressione quando il 25 di marzo il Papa, nella sua messa alle 7 della mattina, dopo il Vangelo che racconta l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima per la nascita di Gesù, il Papa, anziché fare la solita omelia, che cosa ha detto? Una cosa che mi ha veramente impressionato. Per capire il Vangelo noi lo dobbiamo rileggere. E il Papa ha riletto il Vangelo che era stato proclamato dal sacerdote concelebrante. L'ha riletto proprio con tanto amore, con attenzione, adagio adagio. Alla fine nessuna parola di commento. Rileggere il Vangelo. Abbiamo venuto in mente una cosa che stiamo dicendo noi in parrocchia da tanto tempo. Voi sapete che io ho la mia età, sono stato ordinato sacerdote nel 1962 e nel 12 ho fatto 50 anni di sacerdozio. E il regalo che ho fatto a tutta la comunità parrocchiale è stato che cosa? Il Vangelo. Ecco, io ce l'ho in mano adesso, il Vangelo. Io in questi giorni ho riflettuto a questo e vorrei invitarvi a ritrovare il Vangelo nella famiglia, perché allora io ne feci venire 1500 copie, una per ogni famiglia. Quindi nella vostra casa ci deve essere questo Vangelo, e allora il Vangelo deve essere letto. In questa circostanza, poiché noi ci troviamo a vivere la quaresima,
resurrezione di Lazzaro, anche perché mi piace osservare delle cose molto semplici, brevissime, le accenno soltanto perché lo potete leggere questo Vangelo nel capitolo undicesimo di San Giovanni. Fu detto a Gesù: il tuo amico Lazzaro è ammalato. Gesù era amico della famiglia di Lazzaro, aveva due sorelle Lazzaro che erano proprio amiche, e quando Gesù si trovava nel paese andava sempre a mangiare lì. Che cosa avreste pensato voi? Il tuo amico Lazzaro è ammalato, Gesù si muove, va subito a trovarlo. Invece no, va per una strada contraria a Betania, al paese di Lazzaro. Passano due giorni, passano dei giorni e Gesù finalmente va verso Betania. Ma quando arriva a Betania, Lazzaro era già morto. Diremmo noi, fare condoglianze alle sorelle, no, dice: dove lo avete messo? Voglio andare a vederlo al sepolcro. Ma non ci puoi andare, sono già 4 giorni che è morto, quindi manda cattivo odore. Andò, e quando si trovò lì: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro è risuscitato, ritornato a vita da Gesù. Questo pensiero che sentiremo domenica, su cui vorrei riflettere con voi, proprio questo: in questi giorni noi ci stiamo rivolgendo a Dio, il Papa quante preghiere sta facendo insieme a noi, il Rosario, il Padre Nostro con tutte le religioni, il Rosario alle 9 di sera, per che cosa? Per chiedere a Dio che ci liberi da questa malattia. Forse anche noi abbiamo detto: Gesù, oddio, ti stiamo pregando e tu non ci pensi per niente, ti rivolgi all'altra parte. Che cosa dobbiamo pensare? Ecco, miei cari, pensiamo che Dio ci sta guardando, e non pensate che Dio è contento che noi stiamo soffrendo. No, il Dio permette per noi questa prova, non perché ci vuol male, non perché è contento che noi soffriamo, ma perché sa che dopo di questa prova ci sarà qualcosa di più bello, di più grande. Dopo questa prova noi ci rivedremo meglio, e il senso della famiglia che in questi giorni stiamo noi vivendo un po' tutti quanti, il senso della famiglia ci farà vivere più sereni, più contenti. Perché? Che ci vorremmo più bene fra di noi, magari ci diremo delle parole poco belle, ci riprenderemo, ci faremo notare fra di noi i nostri difetti, però sarà una cosa che ci migliorerà, ci conosceremo meglio. Ecco, conoscersi meglio in famiglia, quanto è bello che ci siano questi incontri. Com'è bello che i figli vedano come papà e mamma si vogliono bene e in questi giorni si aiutano. Com'è bello che il papà aiuta anche a fare la cucina, aiuta a spazzare la casa, aiuta i figli a studiare, aiuta i figli a fare i compiti. È il senso della famiglia che ritorna. Un bene da questo male che c'è per queste condizioni che ci sono e che noi dobbiamo osservare. Io sono contento perché anche nella nostra parrocchia, ecco, voi osservate le disposizioni che ci sono, le disposizioni governative. È brutto che suona la campana per la Santa Messa e non possiamo partecipare. È brutto che suona l'Ave Maria e non possiamo assolutamente nemmeno dire che cosa fra di noi, cosa dobbiamo fare. Però in casa, ecco, l'Ave Maria la possiamo dire, il segno di croce ce lo possiamo fare. Quindi questo naturalmente ci porta a vivere meglio questi giorni particolarmente difficili. Ecco, dopo questo primo pensiero, a me viene in mente adesso, proprio spontaneamente, che dobbiamo anche dal nostro vescovo aspettarci qualche cosa di importante. Ecco, il vescovo nostro, proprio con la giornata del 25 di marzo, ha mandato una lettera a noi,
e dice due pensieri importanti. Ecco, la lettera, ecco, verrà naturalmente pubblicata, ecco, anche da questa, dalla piazza, e io ringrazio naturalmente chi è che lavora per questo, che ci dà queste notizie. Questa lettera del Vescovo ha due pensieri importanti. Miei cari parrocchiani, magari diocesani, noi stiamo vivendo un Venerdì Santo, e il Venerdì Santo sappiamo che è sofferenza, ma sappiamo che il Venerdì Santo porta poi alla Pasqua. Dopo il Venerdì Santo c'è la gioia della risurrezione. Questo Venerdì Santo che stiamo vivendo, accettiamolo, ma superiamolo con la speranza che verrà la Pasqua di risurrezione. E per poter vivere meglio questo Venerdì Santo, ecco, riprendiamo in mano la corona del Rosario. Allora ecco il pensiero di prima, in famiglia, fra le tante cose che si fanno, fra le tante cose che si dicono, ecco, riprendiamo un po' la corona del Rosario. Come sarebbe bello se papà, mamma, i figli, con i nonni naturalmente, con le persone ammalate che abbiamo in casa, riuscissimo a dire insieme il Rosario. Una posta al papà, una posta alla mamma, una posta al figlio, se non sono preparati, non lo sanno ancora fare i bambini piccoli, aiutarli a recitare l'Ave Maria. E allora questo pensiero del Vescovo, che io ho apprezzato molto e che tutta la diocesi ha apprezzato molto, ci aiuterà a superare questi momenti sempre con serenità, perché teniamolo presente che Dio permette per noi, non vuole, permette per noi le sofferenze, ma c'è anche la forza di superare le sofferenze. Non siamo soli a vivere questi momenti. Insieme a noi c'è sempre Gesù, e con Gesù possiamo sempre andare avanti. La Madonna ci aiuti a superare questi momenti, e soprattutto ci aiuti a dire sempre, ogni mattina, grazie di questo giorno che mi hai dato. E alla sera, grazie di questa giornata che ho vissuto, e ho cercato di fare il mio bene, e cerchiamo alla sera di mettere in pratica il pensiero di Papa Francesco. C'è nella giornata forse qualche dissidio, c'è qualche parola fuori posto, ma alla sera, quando andiamo a dormire, il bacio della pace.